Buon lunedì, buon inizio di settimana e sempre forza Milan. Ragazzi, nemmeno il tempo di riprendersi da Bologna a Milan 2-4, che la testa va subito a domani sera per Milan-Torino. Come sempre farò la live e oggi, prima di cominciare il video e vedere quale sarà la formazione, chi rientra, visto che abbiamo recuperato Rebic, abbiamo recuperato Kessié, abbiamo recuperato Theo Hernandez, volevo fare un bel unboxing di maglie che mi ha inviato il mio sponsor www.maiago.com. Trovate tutti i link in descrizione e tutti i dettagli di questa offerta perché potrete risparmiare un 15% sull'acquisto utilizzando il codice coupon Bulga e spese di spedizione gratuite a partire da 79 €. Ragazzi, un bel pacchetto di maglie, ragazzi. Oltretutto c'è anche la maglia di Leonardo Lopare, il mio iscritto che ha vinto, azzeccando il pronostico, il primo marcatore di Milan-Lazio lo scorso settembre. Vediamo subito la maglia che va a lui, quella di Calabria. Maglie super originali, ragazzi. Questa è la maglia che ha vinto Leonardo, che spedirò esattamente oggi. Puma, quindi Leo, oggi te la spedisco. E mi ha inviato anche altre maglie questo sponsor, ragazzi. Mi ha inviato la terza maglia del Milan. Ho deciso di prendere la maglia, ragazzi, niente meno che di Sandrissimo Tonali. Il miglior giocatore, a mio avviso, di questo inizio di stagione. Una terza maglia del Milan che non è che mi entusiasma, onestamente, però l'ho voluta prendere per avere tutte le maglie di quest'anno. Una maglia che sembra più una maglia d'allenamento che una maglia di gioco. Decisamente meglio la seconda, però, ragazzi, volevo avere tutte quelle di quest'anno e mi sono fatto inviare anche questa. Ho deciso di prendere anche la maglia del portiere. Però non ci ho messo il nome, un po' me ne pento, perché volevo metterci Maignan. Non che la utilizzerò parecchio quest'anno la maglia del portiere, anche perché quando gioco non credo che indosso la maglia del portiere. Però probabilmente questa maglia ha anche un duplice utilizzo, ragazzi. Si può utilizzare anche in macchina come giubbotto catarinfrangente, nel caso la macchina si fermi, non si prende la multa. Secondo me funzionerebbe bene all'oscuro una maglia con questo giallo fosforescente accecante. Poi mi sono fatto inviare anche questa fantastica tuta, ragazzi. La tuta del Milan quest'anno è veramente, secondo me, uno spettacolo, ragazzi. Tuta Adidas con questa coreografia, con questa un po' da graffito, da stadio, da murales. Molto molto bella, ragazzi, questa tuta. La potete ovviamente trovare nel sito www.maiago.com, sfruttando il codice Bulga che vi dà un 15% di sconto. Veramente, veramente fica la maglia del Milan, la tuta del Milan di quest'anno. Questa è quella dello scorso anno. E infine, ragazzi, ho preso anche una maglietta di una squadra straniera perché secondo me le magliette più belle quest'anno, a livello proprio al di fuori del Milan, le ha fatte l'Ajax. Ne ha fatte l'Ajax riprendendo i colori della Giamaica. Questa è la terza maglietta dell'Ajax, ragazzi. E la tuta è ancora più bella. Infatti penso che con il prossimo ordine prenderò anche la tuta dell'Ajax, che riprende proprio i colori della Giamaica. Io sono un appassionato di Giamaica. Quindi, se vi interessa, ragazzi, ovviamente metterò per o Porto Milan o Liverpool Milan un'altra maglia a disposizione, un'altra maglia per tutti gli iscritti, azzeccando il pronostico. Fatemi sapere se volete la maglia per Porto Milan o per Liverpool Milan, però penso più per Porto Milan. Metterò un'altra challenge, ma se non riuscite a vincerla potete sempre sfruttare l'occasione andando sul sito che trovate in descrizione, www.maiago.com. Video. Qua, ragazzi, dalla Bulgarena alla Bulgacar è un attimo per parlare di Milan-Torino, giornata 10 della Serie A, la prossima sfida dei rossoneri. Per
Prima di partire però subito con una brutta notizia, sempre in tema infortuni, ragazzi, Samu Castiglieco si è infortunato, come sapete è uscito prima della fine della partita contro il Bologna, gli è stata diagnosticata una lesione al flessore della coscia sinistra, quindi dovrebbe star fuori almeno fino al 20 novembre. Dopo la pausa nazionale si salterà il Porto, salterà il Liverpool, il derby, salterà la Roma, quindi purtroppo un Samu Castiglieco che si era rivelato utile, era rientrato diciamo nei piani della società, era rientrato comunque a giocare dopo essere uscito dal progetto tecnico del Milan per necessità, è rientrato da grande professionista, si è reso utile, però la sfiga degli infortuni ha colpito anche lui. Però fortunatamente ragazzi, in questo periodo sono più quelli che entrano che quelli che escono. Come sapete Theo Hernandez è risultato negativo al Covid, rientrerà contro il Torino, lo stesso che si ha recuperato da quel virus che gli ha fatto saltare il Bologna, e probabilmente rientrerà anche Rebic, anche se lui se rientra per il Torino sarà in panchina, sicuramente ci sarà per la Roma invece. Quindi un Milan che partirà con Tatarusano in porta, poi sulla destra Calabria, sulla sinistra Tomori e Hernandez, centrale Tomori Kier, quindi difesa a 4 dei titolari. Anche a centrocampo rientra Kessi titolare, dovrebbe far coppia con Bennacer, turno di riposo per Tonali. Sulla tre quarti a destra rientra titolare Saliamakers, a sinistra Leao, al centro Krunic perché Brahim Diaz probabilmente sarà ancora fuori, e davanti dovrebbe giocare Ibra con Giroud in panchina. Ragazzi, un Torino, la sfida col Torino secondo me è sulla falsa riga delle altre ultime due sfide, del Bologna e del Verona. Una squadra a differenza del Verona, per esempio il Torino, che segna poco ma incassa anche poco, ragazzi. Il Torino ha la quarta difesa migliore della Serie A, ha incassato solo 10 gol, praticamente uno in più del Milan, uno in più della Roma, e la migliore poi quella del Napoli, che ne ha incassati pochi, adesso non ricordo bene il numero, però è la migliore difesa della Serie A. Quindi è una squadra che incassa poco ma segna anche poco, solo 12 gol segnati, poco più di una partita. Dunque, a differenza del Verona che segnava 2 gol a partita ma ne incassava anche 2, è una squadra un po' più quadrata, un po' più compatta, quindi servirà più creatività, servirà più smalto, servirà più fantasia per fargli male. E ragazzi, un Torino che contro il Milan parla anche in ottica di mercato, visto che si parla di un Belotti al Milan. Io francamente ragazzi, Belotti, seppur non è un'idea che mi entusiasma, visto l'andazzo degli infortuni, vista tutte le emergenze, un Belotti in più a gennaio non mi farebbe schifo, anche perché considerate che l'anno prossimo Ibra probabilmente non ci sarà più al Milan, quindi avere una riserva, un'alternativa come Belotti non sarebbe male a questo punto. Però ovviamente la prossima sessione estiva di calciomercato mi aspetto assolutamente un attaccante di livello, un attaccante forte, un bomber, un top player per la Serie A, Vlahovic magari. Però ragazzi, un Belotti a zero o poco più non mi farebbe assolutamente schifo in questo momento, sarebbe un giocatore utile, conosce la Serie A, i suoi golletti li fa. Certo, non è l'idea che mi entusiasma, secondo me ormai il suo treno per il Milan l'ha perso per diventare un top player. Però a due soldi, visto che è in scadenza, me lo prenderei volentieri, anche per evitare questa sorta di sfiga di infortuni che poi ci fa stare spesso senza attaccante. Perché diciamocelo, Pellegrini non mi sembra un attaccante da Milan, poi magari mi smentirà in futuro, lo spero, però non mi sembra l'attaccante che vuole il Milan. Detto questo ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti che partita vi aspettate. Secondo me comunque deve essere una partita da 3 punti obbligatori, anche perché poi ci aspetteranno 3 partite molto molto toste: Roma, Porto e derby, quindi deve essere l'ultima partita di rodaggio per poi andare a cazzo duro. Dunque fatemi sapere nei commenti la vostra, come al solito schiaffate un bel like ragazzi, sempre forza Milan, ci vediamo domani sera live 20:20 a tifare rossoneri. Ciao raga.